Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di pesche con crumble di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pesche, farina di tipo 00, yogurt alle pesche, olio di semi di girasole, uova, zucchero, sale, la scorza di limone, lievito, vanillina, per il crumble, burro, mandorle pelate, zucchero e farina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il crumble. Mettiamo all'interno del boccale le mandorle. Lo zucchero. La farina. E il burro. Ed azioniamo il bimby. Per 20 secondi a velocità 6. Mettiamo il crumble da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo la scorza del limone e lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, l'olio, lo yogurt, le uova, la vanillina e il sale. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 4. Aggiungiamo il lievito ed azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in una teglia rettangolare delle dimensioni di 28x20 cm rivestita con carta da forno. Distribuiamo sulla superficie le pesche che abbiamo precedentemente infarinato. Cospargiamo il crumble su tutta la superficie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di pesche con crumble di mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!